Allora, ragazzi, a che punto siete con la sceneggiatura? Prof, noi veramente avremmo finito il soggetto. Ah, bene, allora magari potresti darmelo. Come pensate di realizzare poi il film? Ecco, veramente, prof, ci sarebbe un piccolo problema. Ecco, noi avevamo chiesto aiuto al preside, no? Però lui non ha potuto aiutarci, o più che altro non ha voluto. E non abbiamo un soldo. Non riuscite proprio a convincerlo? Prof, niente, proprio non ne vuole sapere. Vabbè, proverò a parlarci. Voi continuate a scrivere la sceneggiatura. Sì, ma prof, se la scuola non ci dà quei soldi, come facciamo? Nessuno di noi ha una videocamera. Va bene, ragazzi, dovete continuare a scrivere la sceneggiatura. Io proverò a parlare con il preside. Avere questi fondi è importantissimo, altrimenti non si riesce a fare il film. Ragazzi, allora a proposito di sto film? No, dai, ormai cosa possiamo fare ancora per il film? Ci abbiamo messo mesi per fare la sceneggiatura. Ma sì, dai, da sfigati fare il film. Non abbiamo un soldo, non abbiamo niente tra le mani. Cosa possiamo fare? Ma come stai? È la nostra ultima possibilità per questo cortometraggio. Ci abbiamo messo l'anima fino adesso. Poi immaginate, il Leone d'Oro. Che soddisfazione. Oh, Spielberg, allora facciamo il film e i soldi ce li metti tu. Ti ricordi cosa ha detto? È importantissimo avere quei soldi. Ragazzi, ho l'idea. Una rapina. Ma dai. Ed io che spreco importanti secondi di attività cerebrale per ascoltare questo eloquio del tutto privo di senso. Oh, allora sta rapina? Beh, dai, non è male come idea. La sfigata era terribile. Cosa stai dicendo? Io stanotte un po' ci ho pensato. Secondo me è altresì esagerato pensare di rapinare, in quanto l'arte sia un valore assoluto. Voi siete tutti matti. Ma guarda quella! Dai ragazzi, io per qualcosa che tengo molto sarei disposta a fare di tutto. Grinta! Se fosse per me si potrebbe anche fare. Io sto con Gorgia. Oh, fate come vi pare, però io non ci sto. Forse, beh sì, occorre liberare l'arte dal gioco del potere di chi ha i capitali, però non penso sia necessario eludere la legge per farlo e passare una vita a scappare dalle forze dell'ordine. Ehi ragazzi, cosa ne dite di una banca? Ma figurati, piena di telecamere. Un video show. E tu pensi di procurarti abbastanza soldi? Oh, non fare l'ingordo! Tu non hai idea della coda che ha fatto mia mamma per comprarla. Ma non esagerare. Eh sì, nell'ora di punta il venerdì c'è tanta gente, molta fila. Ma se c'è molta fila ci sono anche tanti soldi. Andiamo là a far la rapina. Beh, secondo me l'idea è buona. Al massimo, già che siamo lì, ci rubiamo anche qualche torta. Thank you.
nervosi, devi stare calma, stai calma, calma! Oh ragazzi, qui siamo tutti nervosi. Facciamo così, tu stai fuori a fare il palo, ok? Io ci sto. Controlliamo il materiale allora. Ma chi è che lo doveva portare? Io. Ok. Pistole? Le ho dimenticate. Calze della nonna? Dimenticate. Calze. Almeno il sacco nero l'hai portato? C'ho io. Ma tu non hai portato neanche la roba per vestirti. Mi sono dimenticato. E come fai a non farti riconoscere adesso? Sì, vabbè, meno male che capito non fa il monaco. Fedone, togliti! Stupido Eutidemo, non devi dire il mio nome, altrimenti ci scoprono. Scusi signora, questa è una rapina. Ferma, immobile! Non faccio movimenti, come dire, sospetti. Si alzi le braccia, cioè no, le mani. Si alzi in piedi, è già in piedi. Allora si sieda ed alzi le mani. Tutto chiaro? Ok, ho capito. Papà! Cosa sta succedendo? Noi volevamo sapere se lei gentilmente poteva aprirci la cassa. Cosa? La cassa? Adesso vi sistemo io. Vediamo un po' cosa fate adesso. Signore, questa è una rapina. Vuoi fare lo spiritoso? Andatevene fuori immediatamente. Oi! No, guarda, lascia stare. Veramente è andato malissimo. Proprio zero. No, guarda, non siamo riusciti a fare niente e ci ha trattato come dei poppanti. Di conseguenza non abbiamo rapinato niente, non abbiamo soldi. Il film non si farà. No. Guarda, veramente mi sento un'anarchia. Cosa? Ovidio? Cosa vuoi che me ne freghi di Ovidio a me in questo momento? Ha vinto le Olimpiadi di matematica. Bravo, così devo dire. Cosa? Ha vinto 1.000 euro. Davvero? Spettacoloso? Bravo Ovidio, pensa, c'è la nostra occasione. Pensa, ti facciamo tenere anche la telecamera. E poi che te ne fai di 1.000 euro? Ma se non sono stato nemmeno coinvolto nella fase di progettazione e avete altresì optato per realizzare il film con i proventi delle vostre malefatte. Nessuno di voi ha nemmeno pensato di farmi una telefonata di incoraggiamento per le Olimpiadi. E adesso cos'è? Siete tutti miei amici? Non avevamo capito che volevi partecipare. E a dire la verità non ti si capisce neanche quando parli. Comunque, Ovi, è arrivato il momento di diventare compagni di classe. Adesso diventiamo compagni di classe? Dai, pinsaci! Se non faremo questa cosa, te la ricorderai per sempre, come un brutto ricordo alle spalle. Pensa, ti facciamo fare il regista! Sì, il regista, ma andiamo via Spasia e tu ti potresti diventare come il tuo idolo quello del film. Kevin Costner! Pazzo. Il regista si chiama Stanley Kubrick e io sono l'uomo che cercate. Io esiste! Uh-huh! Cortometraggio vincitore è i